torniamo a parlare di YouTube, il nostro amato sito che usiamo di continuo, chi per svago, chi per informarsi e chi per... Konnichiwa. In questa rubrica andiamo ad esplorare gli angoli più oscuri della piattaforma. Dato che gli scorsi episodi sono stati tra i più amati del canale, ho deciso di creare un episodio speciale in occasione dei 100.000 iscritti. Ancora non ci credo mentre lo dico, quindi grazie davvero a ognuno di voi per ogni visualizzazione, like o commento. Questo video è per mostrarvi la mia gratitudine. Parlerò di un argomento che interessa al 99% di voi e cercherò di farlo in modo che sono sicuro vi piacerà. Prima di immergerci in questo macabro luogo dell'internet, assicuratevi di spegnere le luci e aver effettuato il login su Google. Detto questo, possiamo partire all'esplorazione del lato oscuro di YouTube. Il primo canale di cui voglio parlarvi mi ha lasciato a bocca aperta. Si tratta di un profilo giapponese, il cui nome si pronuncia Kou, ma che si fa chiamare Nugumu. Konnichiwa. Virtual YouTuber no Nugumu desu. Amagasaki ni sundemasu. Ayo. Possiamo dire che oggettivamente si tratta di una figura inquietante e si presenta come un VTuber. Per chi non lo sapesse, un VTuber non è altro che uno YouTuber o uno streamer virtuale che utilizza un avatar animato per proporre i propri contenuti. Solitamente però questi avatar sono molto diversi da Nugumu. Nel canale questa figura appare molto spesso ed è riuscita a raggiungere un discreto numero di follower anche fuori dal Giappone. Non mi sorprende dato che è solito dire cose decisamente macabre, con una musica di sottofondo alquanto disturbante. Ma i video in cui non appare Nugumu sono ancora più strani, secondo me. Date un'occhiata. Konnichiwa. Omae no okage de takusan soroimashita. A ciò si aggiungono anche gli strani titoli dei video, come questo. O questo. Insomma, un canale decisamente strano, che forse ha l'intenzione di spaventare o inquietare gli utenti. Ma dando un'occhiata ai commenti sotto ai suoi video, pare che il pubblico sia tutt'altro che spaventato. Ci sono persone che lo adorano, che parlano di strane fantasie su di lui, e svariate altre cose disgustose che probabilmente sono più inquietanti dei video stessi. Ma allora, per quale motivo un canale del genere continua a fare questo tipo di contenuti? Negli anni gli internauti hanno formulato diverse teorie a riguardo. E credetemi, sono una più terrificante dell'altra. Qualcuno ha ipotizzato che in questi video fossero nascosti dei messaggi, magari richieste di aiuto. Altri invece credono che l'intero canale sia una sorta di luogo virtuale in cui le persone si riuniscono per acquistare oggetti o altre cose dal dark web. Secondo questa teoria, il canale sarebbe gestito da un venditore e i clienti sarebbero obbligati a scrivere una specifica parola o frase nei commenti per confermare il proprio ordine. Insomma, in molti pensavano che stesse nascondendo qualcosa. Non poteva essere un canale messo lì solo per spaventare, anche perché nessuno spettatore sembrava realmente spaventato. Stava succedendo qualcosa di strano. Konnichiwa. Virtual YouTuber no Nugumu desu. E in effetti è proprio così. C'è qualcosa di più riguardo a questo canale. Ma come nel caso di Francine Dancer nel primo video di questa rubrica, la verità è molto meno spaventosa di quanto molti hanno immaginato. Prima della comparsa di Nugumu su YouTube,
tantissimi VTuber giapponesi avevano iniziato a raggiungere un pubblico sempre più ampio. Molti di loro usavano avatar carini, spesso riconducibili alle ragazze degli anime. Il fenomeno crebbe a tal punto da diventare una sorta di trend, in cui sempre più persone decidevano di intraprendere il percorso di VTuber. In questo ambiente, da molti deriso, nasce Nugumu. Un VTuber che va totalmente a ribaltare ciò che si era visto fino a quel momento, rendendo la figura grottesca e inquietante. Insomma, un modo per andare contro al fenomeno e sbeffeggiarlo. Infatti, tutti quei commenti erano semplicemente persone che stavano al gioco e per prendere in giro le community dei VTuber scrivevano commenti molto simili a quelli che si possono trovare nei loro video. Insomma, un canale senza dubbio inquietante. Ma nulla di più. Anzi, direi che oltre a sbeffeggiare e prendere in giro le community dei VTuber, ha fatto lo stesso con tutti coloro che si sono scervellati per capire i messaggi nascosti dietro il canale. Spiegazione deludente? Forse sì, ma per via della natura macabra dei contenuti, ho deciso di mostrarvi e raccontarvi questa assurda storia. Spoiler, la prossima sarà macabra fino alla fine. Parliamo di quello che da tantissimi è definito il canale più oscuro di YouTube. Devo stare molto attento alle parole che uso per raccontarvelo. YouTube lo ha ospitato per oltre 9 anni, ma dal momento in cui è stato chiuso, il canale Mr. Sleepy People è diventato quasi innominabile. Fortunatamente, lo youtuber Nick Crowley, che ha aiutato a far luce su vari casi macabri di YouTube, ne ha parlato in maniera esaustiva e dettagliata in ben due video. Ciò che stiamo per affrontare, ragazzi, è davvero disturbante, ma ve lo racconterò per informarvi del fatto che anche cose del genere, purtroppo, succedono. Ma partiamo dal principio. Il 26 ottobre 2011, un video insolito viene caricato su YouTube dal canale Mr. Sleepy People. Si intitola Bree Eye Check, parte 1, ovvero il controllo degli occhi di Bree. E sarà il primo di tanti, troppi video, sempre più disturbanti. Nel contenuto in questione, il ragazzo riprende una coppia che dorme su un letto. Si avvicina cautamente alla ragazza e una volta arrivato a pochi centimetri dal suo volto, le apre gli occhi usando le dita. Una scena senz'altro bizzarra e che fa venire in mente svariate domande. Ma potrebbe trattarsi di un semplice gioco o scherzo, giusto? Beh, purtroppo non è questo il caso. Ad un certo punto del video procede a toccarle direttamente la pupilla con le dita. Tutto ciò mentre la ragazza dorme, incosciente di ciò che sta accadendo. E questa è solo la prima parte. Poco dopo il canale carica su YouTube anche la seconda parte dell'inquietante video. Si tratta semplicemente della stessa scena vista nel primo video. E ancora una volta, l'assenza di spiegazioni in descrizione o di qualsiasi contesto fa sorgere parecchie domande. Poi però, solo una settimana dopo, su YouTube viene caricata anche la terza parte. Questa volta si intitola Bree ubriaca e svenuta, parte 3. A differenza degli altri due video, che duravano poco più di 2 minuti, questo qui raggiunge addirittura i 9 minuti di lunghezza. Questa volta le luci sono spente, rendendo la scena ancora più inquietante, ma il contenuto è pressoché lo stesso. È tutto talmente bizzarro da sembrare finto. Magari uno scherzo, magari un progetto o una RG. Ma no, ragazzi, vi dico già che tutto ciò non è stato fatto per questi motivi, ma per qualcosa di ben più oscuro. Si può facilmente intuire che il ragazzo che riprende sa benissimo ciò che sta facendo. Conosce le varie fasi del sonno e sa quando è il momento di fare quello che fa, in modo da non farsi scoprire. Nei video successivi pare ripetersi la stessa storia, ma con altre ragazze, e si può notare che Mr. Sleepy People sa come muoversi. Prende di mira le ragazze che dormono, ma solo se sono nella fase del sonno profondo, in cui un occhio aperto non le sveglierebbe. Ma ancora peggio, pare approfittare delle ragazze ubriache e svenute per mettere in atto i suoi giochi, come li chiama lui.
Tutto questo mentre le ragazze non sono coscienti e non possono esprimere un consenso verso questa pratica. Addirittura, a volte, l'uomo le lava l'interno dell'occhio, come mostrato in questa raffigurazione. Insomma, una grandissima invasione della persona che non dovrebbe essere attuata nemmeno per scherzo. Ma purtroppo questa non è neanche lontanamente la parte peggiore della storia. Una domanda a questo punto sorge spontanea. Chi sono quelle ragazze? Perché sono così tante? E come fa l'uomo a trovarsi in quelle situazioni? Qualcuno, pensando al peggio, ha immaginato che il proprietario del controverso canale YouTube si introducesse di nascosto nelle case delle ragazze. Ipotesi facilmente scartabile, dato che in qualche video le protagoniste sono addormentate proprio su di lui, come ad indicare che fossero fidanzati o amanti. Scartata questa ipotesi, si può immaginare che le donne siano o amiche ubriache, o coinquiline che ha avuto nel corso degli anni, o amanti, o un mix di tutto questo. Ma quindi, perché creare questi contenuti? Qual è il significato che c'è dietro, se ce n'è uno? La risposta è più macabra di quanto potessi immaginare. Per 9 lunghissimi anni, il ragazzo ha continuato a pubblicare video del genere. E dandoci un'occhiata, si può facilmente capire che sa benissimo che ciò che sta facendo non andrebbe fatto. Ne è la prova un video del 2017, in cui una ragazza chiude l'occhio come se stesse per svegliarsi. La reazione del cameraman fa intuire chiaramente che fosse consapevole della natura oscena delle sue azioni. Mostra anche come fosse ormai chiaro che le ragazze non fossero consenzienti e non fossero in alcun modo al corrente di ciò che accadeva. Per trovare una risposta alla domanda di prima, Nick Crowley ha analizzato molto attentamente ogni singolo video del canale, arrivando a scoprirne uno del 2014, la cui descrizione è letteralmente agghiacciante. Ho dato una veloce controllata agli occhi. Non avevo molto tempo, il che non è niente di buono. I suoi occhi erano davvero belli e grandi, e anche molto saporiti quando li ho... Ok, non ce la faccio a dire questa cosa, quindi vi lascio la traduzione qui perché è davvero schifoso. Dopo questa descrizione, appare abbastanza chiaro il motivo per cui crea questi video. Mr. Sleep People prova piacere sessuale in ciò che fa e mostra su YouTube. E come lui, le migliaia di persone che guardavano con costanza i suoi video. Dai commenti che erano presenti, si può capire come questa sorta di feticismo fosse ampiamente diffuso. Tante, tantissime persone provavano piacere nel vedere quelle immagini. La cosa sconcertante è che si parla a tutti gli effetti di molestie. Il numero di visualizzazioni a quei video era decisamente troppo alto e se si fosse trattato di uno scherzo o di un ARG, le persone di sicuro non avrebbero mai partecipato così attivamente. Invece, quasi sempre i video avevano il 90% di mi piace e tantissimi commenti che lo incitavano a continuare o a fare di peggio. Davvero, alcuni commenti mi hanno lasciato senza parole. Sembra che il solo giocare con gli occhi non fosse abbastanza per lui, e nemmeno per i suoi spettatori. La parte che li fa davvero eccitare è il fatto che le ragazze siano prive di sensi e impossibilitate a reagire. Questo chiaramente fa di loro la community in assoluto più disturbante di tutta YouTube, a mani basse. E purtroppo siamo solo all'inizio. Il video di Nick Crowley, che risale al novembre 2020, ha fatto conoscere al grande pubblico inglese questo fenomeno, facendo luce su questo lato malato della piattaforma. Di conseguenza, il canale di Mr. People è stato eliminato per sempre e finalmente segnalato all'FBI. Purtroppo però, questo non è bastato a fermare le orrende community che stavano prendendo luogo su YouTube. Scavando ancora più a fondo nella vicenda, è possibile trovare vari altri canali dai contenuti identici a quelli del primo, anzi, a volte molto peggiori. E tutto questo davanti alla potenziale visione di chiunque. Moltissimi canali che commentavano regolarmente i video di Mr. Z People
avevano le proprie playlist sul profilo, in cui erano presenti migliaia, e dico migliaia, di altri video del genere. Ed è qui che troviamo la parte peggiore. Tenete sempre a mente che questi contenuti sono sessualizzati dai creatori e dagli spettatori, il che rende ciò che sto per dirvi semplicemente terrificante. Non ho altre parole per descriverlo. Infatti, navigando per queste playlist, è possibile scoprire vari canali presenti ancora oggi che oltrepassano ogni limite. Qui non sono solo le donne a venire importunate, sono anche persone minorenni, persone con attacchi epilettici in corso, uomini senza tetto o addirittura neonati. Nel caso dell'ultimo esempio, si tratta di video pubblicati dalle mamme che vogliono semplicemente far vedere al web quanto i loro figli siano teneri mentre dormono. Ma questi canali ripubblicano il tutto con le stesse intenzioni che vi ho spiegato prima. Lo so, è difficile da credere, ma succede davvero. E succede qui su YouTube. Ma tornando al caso in cui siano proprio questi canali a registrare delle clip in cui importunano qualcuno, è importantissimo ricordare che le vittime non sono mai coscienti e consenzienti. Tutto questo fenomeno è qualcosa di gravissimo che deve essere fermato. Purtroppo l'argomento è talmente ampio e sconvolgente che in questo video ho deciso di tagliare corto. In futuro faremo senz'altro un approfondimento. Intanto vi invito a riflettere su ciò che avete visto. E nel caso in cui veniste a contatto con uno di questi video o canali, mi raccomando di segnalarli. Dobbiamo evitare che un fenomeno malato come questo continui a ripetersi. Non fraintendetemi però. Non c'è nulla di male nell'avere dei fetichismi, ma questi devono essere praticati solo ed esclusivamente con persone consapevoli e consenzienti. E non è assolutamente questo il caso. Ma adesso parliamo di un presunto annuncio su YouTube che ha fatto tanto parlare di sé nella community inglese e ispanica. Non era un annuncio come quelli che ormai siamo abituati a vedere. Anzi, direi che non fosse nemmeno un annuncio. Non esiste nessuna registrazione o prova video della sua esistenza. Ma nonostante questo, è degno di essere conosciuto. Siamo abituati a vedere quei fastidiosi annunci che stoppano i nostri video preferiti proprio sul più bello. E talvolta siamo addirittura obbligati a guardarli. Ma questo è un annuncio che ti guarda a sua volta. Nel 2019, il profilo Facebook di un certo Raúl Navarrete ha pubblicato questa foto con una descrizione parecchio inquietante. Ciò che rimane oggi è solo questo screenshot, in cui si può vedere una donna con un'espressione abbastanza inquietante e si può leggere l'assurda storia. È appena successa una cosa super strana. Stavo guardando YouTube sulla TV, quando all'improvviso è apparsa una pubblicità. Come al solito su YouTube. Stavo per skipparla quando ho notato che questo annuncio durava più di 5 ore. Mi ha sorpreso e ho chiamato mio padre per fargli vedere la lunghezza assurda di quel video. Ho scattato questa foto mentre aspettavo mio padre. La donna nell'annuncio continuava a parlare e appena è arrivato mio padre ha diretto i suoi occhi verso di lui. Anche lui se n'è accorto e ci ha scherzato su. Quindi abbiamo continuato a guardare. La donna si è poi zittita e sembrava che ci stesse guardando direttamente. Continuavamo a pensare che fosse impossibile, che non potesse vederci dato che non era una videochiamata, era una pubblicità su YouTube. Era semplicemente impossibile che potesse vederci. Abbiamo poi iniziato a ridere per quanto fosse stupido pensare che stesse guardando. E la donna ha continuato a parlare, ma improvvisamente si è avvicinata allo schermo. E abbiamo iniziato a sentirci a disagio e un po' spaventati. Mio padre voleva confermare che non ci stesse guardando, così disse "Changa" un po' di volte. Poi è successo qualcosa di incredibile. La ragazza disse "Changa" a sua volta. In quel momento ci siamo davvero spaventati e ho subito cercato il telecomando per saltare la pubblicità. Che cavolo è successo? Le TV hanno videocamere? E infine YouTube è stato hackerato? Questa cosa ci ha spaventati. Se è successo qualcosa di simile anche a voi, vorrei conoscere anche la vostra storia. Questa era la mia. Bene, questo era ciò che ha spaventato Raúl e migliaia di persone che sono venute a conoscenza della storia. Posso dire con assoluta certezza che una cosa del genere non è assolutamente possibile.
le TV non hanno videocamere e gli annunci di YouTube non possono essere videochiamate. Perciò, molto probabilmente ciò che è successo è semplicemente una coincidenza. Oppure, Raoul ha inventato tutto per un po' di attenzione. Però voi cosa ne pensate? Avete mai avuto l'impressione o la certezza che un annuncio su YouTube vi stesse vedendo e parlando? Fatemelo sapere. Questi ragazzi erano i tre contenuti che più mi hanno interessato e disgustato. Spero che sia stato lo stesso per voi e vi ringrazio ancora una volta per il raggiungimento dei 100.000 iscritti. Non riesco davvero a credere di essere arrivato a questo traguardo, semplicemente grazie a tutti voi che guardate e mi supportate sempre di più. Detto tutto questo, vi ringrazio ancora 100.000 volte e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.